lo youtuber, è quello che si veste da donna. Ah, allora, ti piace Gordon? Ok, comunque stiamo registrando. Siamo ad una postazione veramente come gli youtuber professionali, secondo me. Cioè, stiamo facendo il video vero adesso. Anche loro usano il caminetto. Abbiamo un caminetto. Farci da tavolo, da scrivere. I libri di Harry Potter, pop di Ragnar. Però funziona, quindi l'importante è quello. Allora, benvenuti. È un disagio quando devi salutare le persone su YouTube. Benvenuti sul mio canale. Io sono Claudia e oggi sono in compagnia di un ospite che è Marika, che viene dall'Alta Italia. Presentati. Vengo da Polentolandia. Basta, non ci tengo la mia privacy, non voglio rispondere. Beh, ci mancherebbe altro. Allora, oggi io l'ho invitata. Veramente mi sono invitata. Si è auto-invitata. L'ho coinvolta, anzi costretta praticamente a fare questa cosa. Che cosa ti ho detto io quando ho detto che dovevamo fare un video? Il tema quale doveva essere? C'era un tema? Sì, io ti avevo detto, dai, facciamo un video su qualcosa. Io non mi ricordo questa parte. Che cosa ti aspetti dal video di oggi? La mia teoria è che mi farà estrarre biglietti da un barattolo in cui ci saranno scritte cose a caso, tipo rossetto, viola, ombretto, azzurro, e lei mi dovrà truccare secondo quello che viene fuori da questi biglietti, che vuol dire che verrò fuori come un clown. Questa è la mia teoria, questo è il posizionamento di Cluedo. Ma tutta questa parte non potevamo farla quando ero già truccata, forse era meno imbarazzante. Okay. Allora, ora è scoperto. Monopoly Makeup. No, Monopoly, si dice Monopoly adesso. Monopoly Makeup, siamo italiani, ragazzi. Monopoly Makeup, ma cosa vuol Monopoly dire? Che facciamo il Monopoly però versione trucco. Quindi, preparami. Hai paura? Allora, qui abbiamo intanto il dado, perché è Monopoly. Questo sono i sardi. No, quanto erano i sardi. Ok. Le nostre pedine, cioè tu te la scegli, ora le butto giù. Chi sono questi? Questi sono i personaggi di Harry Potter. Indovinando di Harry Potter. Non segui Harry Potter? Sì che segue Harry Potter, ti stavo prendendo in giro. Perché ti ho ammazzato. Io voglio bene. Già che lei non segue Got. Non va bene, cioè non è che non lo seguo. Ho provato a guardarlo. No, non mi ha preso, cosa volete che vi dica? Uccidetemi. Lanciatemi le pietre sulla pubblica piazza, cosa volete che mi dica? Abbiamo i pupini di S. Lunga che hanno fatto questa collezione fantastica tempo fa. Abbiamo tutti i personaggi, quindi tu ne scegli uno che ti rappresenta per il tuo percorso mega. Dobby, io Dobby. Inquadra Dobby, lei prende. Dov'è? Dobbiamo fare così per fare le beauty guru. Facciamo così, due creature fantastiche, tu Dobby e io Edwige. Dove vai? Ehi, ci senti? Voi ovviamente vedrete in sovraimpressione un'immagine del mio bellissimo, cioè, ma visto che arte, che tocco di artistico che ho. E quante ore ci avrai perso? No, veramente l'ho fatto in 5 minuti perché non ho avuto tempo. Faccio un'esclusivissima anteprima. Presto nei migliori negozi di giocattoli. A Luca Comics sarà venduto in esclusiva alla... A quanto? Facciamo dai su prezzo Luca Comics, 359,99 euro e solo in esclusiva. Ho inventato un gioco da tavolo, perché non esiste il Monopoly Makeup. Hanno fatto le versioni dei giochi da tavolo su GOT, lo sapevi? Cluedo, Game of Thrones, sì, quello lo sapevo. Sono molto informata su GOT. Ma sono passati anni, ero giovane quando ho provato a guardarlo la prima volta. Però ho il cofanetto fino alla terza stagione, un cofanetto esclusivissimo. Tu ce l'ho tuttora, sì, tipo. Sì, tutto quello che volete. L'avevo pagato tipo 70 euro, una cosa del genere. No. Cioè io non ce l'ho io e ce l'ha lei che lo schifa. Probabilmente è diventata un'edizione limitata, fuori produzione, varrà tantissimi soldi, perciò offerta libera, ditemi quanto mi date per questo esclusivissimo cofanetto. Vabbè, lo mettiamo insieme a Monopoly Mega. Il nostro banchetto disagiate in Wonderland a Luca Comics. Ho già capito il nome, cioè capito, te lo ricordi? Ci stiamo incremando nel frattempo. Sì, la makeup artist, la cippa mi sta facendo mettere la crema. Ma chi è sto? Ma me la devo mettere da sola? Questo non hai capito, che qui non facciamo un video di trucco. Ma io stamattina quando sono uscita di casa alle 6:30 per prendere il treno, mi sono presa parole da mia mamma perché ero struccata. E gli ho detto, ma mamma mi trucca la mia amica, mi trucca la mamma. No, è ingegno. No,
Aspetta, che adesso devo massaggiare correttamente, no? Verso l'alto. Sì, per far salire. Per far salire le rughe. Per liftare. Liftati anche la vita. Vengo a fare un'altra dichiarazione, sembra quei baffi, ma giuro che non ce li ho. Sono delle macchie solari, cioè no, non è contrario, a chi non si fa i baffetti, vero? E femministe is the way, ma è o qualcosa del genere. No amore, devi girare perché sennò non esci dalla cultura, mica parte. Ma perché? Possiamo cominciare questa avventura. Io qui ho anche, molto professionale, il regolamento, cioè l'ho scritto. Apprezziamo. Il foglio sbilenco. Le reazioni live, lei non sa niente, ignora quello che stiamo facendo. Ah, prima di cominciare, ragazzi, io mi dimentico puntualmente, iscrivetevi a questo canale. Mettete un mi piace se il contenuto vi piace. Cioè, ma dai, ma dove la vedete una che vi fa il video su Monopoly e make-up? Mi stai boicottando? Assolutamente no. Lei è la prima iscritta, quindi... Non è vero, non sono iscritta. Non è neanche iscritta al canale. Ma noi invidiamo la gente che magari uno se lo dimentica, perché ci sono tanti che guardano e magari passano. Allora. Aspetta, devo guardare in camera che è lì, sì. Ok? Non dimenticatevi di iscrivervi, sennò poi piange. Ma che cazzo? Leggiamo il regolamento, ok? Il gioco inizia senza che nessuno dei giocatori abbia nulla. In che senso? Deve essere tutto conquistato. Ogni giocatore lancia un dado avanzando di tante caselle quanto il numero che esce. Fin qui. Fin lì. A seconda della casella su cui si termina il movimento, si potrà incorrere in un imprevisto o in una probabilità, o accaparrarsi uno dei trucchi finendo sulla casella make-up. Suddivise ce ne sono alcune classiche e altre speciali, perché ci sono degli oggetti particolari. Praticamente sarebbero gli attrezzi, quindi pennelli, la beauty blender, cose che, non, che fanno parte del make-up ma non sono proprio... Pensavo proprio. Cose porno, sarebbe stato più divertente. E mi pensavo di fare un tutorial con la valigia rossa. Che vuol dire? Non sai cos'è la valigia rossa? No. Sono quelle che vanno a fare le presentazioni dei sex toys, tipo come quelle del bimbi. Il tutorial su YouTube. Però dice che presentarti il bimbi ti sentai. Se finisci su un imprevisto, okay, con una probabilità che, okay, prevede l'utilizzo di un particolare oggetto del make-up che non si possiede, sarà che senso non si possiede? Perché tu quando finisci sulle caselle make-up ottieni, okay, quello che c'è scritto sotto. Diventa tuo e tu è soltanto. Quindi come noi abbiamo un solo fondotinta. Se te lo prendi tu diventa tuo e basta. Se finisci su una casella probabilità ti dice qualcosa che riguarda il fondotinta, magari il fondotinta... Stai capendo, vero? E magari il fondotinta l'ho conquistato io. Potrai comunque utilizzarlo, prenderlo in prestito da me per un tempo massimo di 15 secondi. Poi quando abbiamo finito così, mi passi il numero del tuo spacciatore. Poi puoi anche finire in prigione, perché ci sono le prigioni 1 e 2, questa è di Romola 1. Cioè abbiamo tre prigioni, quindi è diverso e dal perché Monopoli non sono classico. 1, 2, 3, ma sono 1, 2, 1? Perché ne ho pensate soltanto due. Prigione 1, peschi due imprevisti e due probabilità. Nella prigione 2 devi ricopiare il trucco dell'avversario totalmente, quindi qualsiasi cosa si è fatto in due... In base a quello che ti esce negli imprevisti. Ora, queste sono quelle cose che dal regolamento non si capisce. Poi giochi. Lo scopo, questa è la frase topica, è uscirne vivi. No, non era la più giovane che comincia la più e giovane. Comincio io, tesoro, 2 anni in meno di te. Allora, qui noi, ovviamente voi non è che potete vedere il cartellone, il tabellone fantasmagorico in questo momento, quindi noi nei tiri di dadi faremo un video che dimostra che non stiamo... Coinvolgeremo il mio povero telefono. Bene, bene, allora comincio io, abbiamo aspetta, detto... Aspetta, quindi devo solo prendere, no? Ok, si sta registrando. Va, quindi comincia tu. Ok, stiamo cominciando. Fa vedere che sono io però. Neanche qui. Sei. La sculata del gioco abbiamo già fatto. Sei tutti testimoni. L'internet è testimone che ho fatto 6. Via. Ma il via si conta? Io non lo conto. 1, 2, 3, 4, 5. No, io lo conto il via. No, stavo già sparando. Allora, sondaggio, esperti di Monopoli, via si conta oppure no? Io in questo caso conto, scusate, ho cambiato idea. Cioè, già sta sparando. 2, 4, 5, 6. Cosa c'è scritto? Vale. Makeup blush. Quindi con questi. Blush. Cioè rosa e poi questo pesca. Allora, ho scelto questo della MAC, è solo per la marca.
perché l'altro era una marca che non mi piaceva. Perché? Sono andata puramente sul brand, sono vittima del packaging. Non te lo devi mettere adesso, cioè se vuoi sì, però in teoria in base a quello che ti dicono i bigliettini ti truccherai. Quindi ho tirato 5. Questa è quella di Fenty Beauty. Fenty Beauty, se vuoi regalarci delle cose mi chiama. 3 1, 2, 3 make up correttore. E chi visto che l'hai voluto? Quello di Sephora. Dove scrivi la cosa? Maria, signor, metti a fuoco. Perché non metti a fuoco? Perché sei troppo vicina. Ah, 29 beige rosé pink beige. Ombretti, perché due che ti credi di essere? I Lannister sono i miei preferiti. I miei due ombretti sono Keep e Castle Rock. Due ombretti anche per me. Io voglio vedere come sta la Mr. Red. Ok, allora so perché so che ti piacciono i colori comunque caldi, quindi sono stata buona. E King's Landing, questi due. 5. Terra. Io ho un problema con le scatole, ragazzi, non riesco ad eliminare i packaging. Ragazzi, io sono vittima del packaging, cioè ho già scelto, è inutile. Sa di Kat Von D, che però è la palette. Abbiamo scelto. Oh, io ho già tante cose, posso già fare. Non è vero, no, perché con la Beauty Blender non posso fare niente. Tocca a me. 5, 1, 2, 3, 4, 5, anche a me una terra. Quindi mi resta solo quell'altra? No, o quella o che tu vuoi dire, già so che scegliere. Voglio questa, vediamo questa di mezzo. La terra di mezzo. Shadow Play. Io l'ho scoperto adesso. Vedete che serve questa. Ecco, brava, buttami giù. No, no, senti, ti sei suicidato da solo. Ok, allora va bene. 1, 2, no! Nella prigione 1 devo pescare insieme due probabilità e due imprevisti. Qui ci sono le cose belle perché è Disney. Ho addobbato gli imprevisti che non si vogliono far cogliere, giustamente. Facciamo 1 e 1. Immaginiamo, no. Questo cos'è? Io la probabilità? Art Attack, levate, è proprio. Fai disegnare al tuo avversario sul tuo viso il TARDIS. Io amo Doctor Who. Io l'ho fatto per te questo. Ma come faccio a disegnare il TARDIS? C'hai l'ispirazione, cioè, raga. Eccolo, fatto. E cosa hai eseguita? Adesso in teoria, cioè se questa era la cosa positiva, adesso c'è la cosa negativa. Metti l'illuminante dove faresti il contour. Al tuo avversario e rubo il blush. Ma hai messo il blush in vita. Manca l'altra cosa brutta. Aiuto. Metti il ciglio finte sotto l'occhio. No, no, questa non la voglio fare. Peschiamo in un'altra. Usa il rossetto come ombretto sull'occhio sinistro, riproducendo una halo. Smokey eye. Ovviamente lo sai che cos'è, vero? Quello che ho fatto sul video degli Stark è un anello smokey eye. Che è nero, nero e al centro un colore che spicca. Inizio con uno, dai. E questo lo devi fare tu. Ma come faccio a disegnarti un target? Ripassate, spiega. Sì, sì, ripassate, ripassate tutto perché oggi qua in esclusiva, che giorno è? 22 aprile 2019. Abbiamo scoperto che se metti più strati di un colore, il colore si intensifica. Diffondete la notizia su tutti i social.
prima ospite del mio canale. Perché quindi quando diventerò famosa tra un anno e avrai modelle molto più fighe, ti dimenticherai di me? Sì, me ne rendo conto. Però dire, tu sei stata quella che ha avviato tutto quanto. Tra un anno ci rivedremo, sì. Rivedremo questo video e diremo tutto, guarda da dove c'è. Cioè, io non so se vi rendete conto. Questo è un arte, cioè, un talento nascosto. L'ho usato? Vai, vai. 4, 1, 2, 3, 4. Imprevisto! Lo devo raggiungere io? Di sé? Disegnati un uovo di drago dove? Sulla patata? Momento! Sì, io speravo di incontrare, cioè, l'uomo della mia vita sul treno del ritorno. Dice no, troverò gente che mi porta in un centro di igiene mentale. Ma tu che devi farlo a me? Disegnati! No? A disegnati! Scusate. Allora bariamo fino alla fine e facciamo la raga, è un film questo. Sì. Questo è il drago che... spoiler! Che è morto, che è finito. Che devi spoiler allora, e a me, scusa, se devo guardare il bot. No, che è morto nel senso che poi hai visto il tuo drago. Oh sì, camera rearia, non c'è, io non riesco. No, la mia vita non respiro dal naso, vuoi stare dalla bocca? Io ho un lavoro e mi sa che lo perdi. Oh, guardati. Questo sembra che abbia, sai, uno di quei lei giganteschi. Fatti vedere, avvicinami, va. Devo scendere dal camino prima, scusa. Ditemi se non è uguale, è questo. Usa il rossetto come ombretto sull'occhio sinistro, riproducendo un elo su un bianco. Cos'è che devo fare? Scegliere per me, perché io devo fare questa cosa su di me. Usa un rossetto come ombretto sull'occhio sinistro, riproducendo un halo smokey. Halo. Questo è... Lei canta anche. No, questo. Aprono per swatchare. Sai che cosa significa? Sai che fanno? Lo faccio quella cosa così. Ah, si chiama swatch? Certo. Io pensavo che ti stessi colorando il braccio semplicemente. Allora ragazzi, io faccio il voice over. Benvenuti a The Voice. Over the table. Prendete un rossetto e tiratelo fuori tutto. Bene, poi iniziate a pitturarvi partendo dall'angolo esterno verso l'interno. Comando, abbiate cura di sbavarlo per bene sotto. Bene, adesso abbiamo un elo, dobbiamo un attimo sfumarlo, se no non è un ombretto simile, se non identico. Anche non era il blush. Però ti dico una novità, che i blush possono essere usati anche come ombretto. Non è una novità, lo sentite in un sacco di video. Assecondami. È una super novità, ragazzi, l'ha scoperto lei. Oggi è il giorno del blush al posto dell'ombretto, è una figata, ascoltatela. Doveva essere un elo, ma in realtà sta andando su tutta la parte. Prendi il Lannister Red e così lo diventa troppo scuro. Ma fare? Tu lo fai il contrario, lo fai più scuro in mezzo. Ah, quindi lo rivoluzioniamo con le regole del segno. Sì, andiamo contro il corrente. Mega parties. I poveri. Tocca a te. 4. 1, 2, 3, 4. Fondotinta e sono passata dal via, quindi ho due trucchi a scelta. Fondotinta. Studio Fix Fluid NC15. E questa palette. Tutta. Voglio il mascara. Allora, questo è un esclusivissimo mascara mio, di un brand che nessuno conosce. Estée Lauder Pure Color Envy Lash Waterproof Multi Effects. Adesso tocca a me e devo fare l'ultima cosa. Metti l'illuminante dove faresti il contour. Sceglielo tu. Stiamo prendendo la palette Sofix di Makeup Revolution. Ecco, tanto l'ho scelto, ma
trenta chili alla volta. Ho paura, cioè dove dovrebbero andare le ombre? Sto mettendo della luce. Guarda, ho così paura perché cioè, ho la tachicardia in questo momento. Cioè ragazzi, sto mettendo luce dove dovrebbero andare le ombre. Oh mio Dio. Sei piena di luce, sei come la Madonna. Due. Probabilità. Per misurare come si fa nella tavola. Fai un trucco occhi. Tu utilizza tutti i pennelli che vuoi. Il tuo avversario può usarne solo uno a tua scelta. Ma non tu truccati con questo. Che cosa? Come faccio? Non lo so. Ci tengo a dire che io non sono capace di truccarmi. Perciò state per vedere uno schifo. Non imitatemi, sì, non esatto. Fatelo a casa. Voglio dunque sfumate parola d'ordine. Ma questo che cosa? Un pennello mignolo, un colore perché è sufficiente. Ho imparato anche questa cosa, sfumare non si levare il colore. Ma no, lo sto sfumando, non lo sto levando. Come vedete adesso l'effetto è decisamente migliore. 6. Mi prendo due trucchi. Per 15 secondi il tuo fondotinta. Inizia a contare. Uno. Mi serve la beauty blender. Per 15 secondi, voglio dirle. Ah, riesco. Vai, 3, 2, 1, 1. No. Guardati come sei venuto a macchina. Finiremo sui nuovi mostri. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Probabilità. Scegli un trucco o strumento che vuoi. Se hai in mano l'avversario diventa tuo. È ovvio che dirà uno dei miei. 1, 2, 3, 4. Il correttore me lo devi ridare. No! Dammi la beauty blender per altri 15 secondi. Io ti do il correttore per 15 secondi. Stiamo facendo un baratto. Sì. Ok, via. 1, 2, 3, 4. Ma perché 17 erano 15? Basta! No, non è male, stai barando troppo. Cioè io sono una di quelle che rispetta sempre le regole del gioco. È vero. Guarda che mi è uscito, yeah, un rossetto. Ok, Rouge Assassin di Nabla. E non mette a fuoco. Io amato di metti le mani, tutte le mani. Senti l'odore, di che sa? Di? Aiuto, è un frutto. Si mangia in estate. Di anguria? No. In estate che ci passano i ballerini per le spiagge e urlano. Bello! 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 Il cocco! È perfetto. Ce l'ho sui denti. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Imprevisto. Sfuma l'ombretto tenendo il pennello senza usare il pollice. Non sto usando il pollice. Io ti controllo. Sembrava semplice. Ti mando la fattura dell'oculista. Uno, due. Terra. Oh, una terra. 1, 2, 3, 4, 5, imprevisto! Intanto lei si sta mettendo la terra. Sì, guardate, sempre la ola. Dovete sempre fare così. Con la bocca a culo di gallina. Usa la mano non dominante per metterti il rossetto. Tesoro, adesso passami il rossetto e ti mostro la mia magia. Questa è la mano che userò perché io sono un mancino.
questa è la mano che userò perché io sono un mancino. È di Nabla nella colorazione Unspoken. Ti piace? Cosa? Questo colore? Ah, pensavo questo gioco. Ti piace questo gioco? No. Adesso vi svelo un segreto e io non sono mancina, sono destra. L'ho messo di merda comunque, quindi figuratevi se l'avessi davvero messo con la mano non dominante. Unfollowatela, anche se non ha un canale per principio. Adesso ne peschiamo uno a uno, però se no è troppo lungo. Sì. E deve essere una cosa bella. Deve essere una cosa bella. Disegnati un delfino sulla guancia. Adesso metti la terra su tutto il viso, tranne il naso. Prendo questa palette e userò la colorazione più scura di tutte. 15 secondi. Sembra uscita da un cassonetto della spazzatura. Puoi andare a fare tipo la rifugiata di Lost, se fanno Lost 2? Anche. Spoiler alert, io non ho visto neanche Lost. Cioè questa veramente la perdono, ti devo perdonare l'altra. Fai il delfino. Non ho un'immagine che mi rappresenta. Free Willy. Free Willy era un'orca. Non era un delfino. No, quello era Flipper. Il film del delfino che, tratto da una storia vera, del delfino che perde la coda e gli fanno la protesi alla coda. Non l'ho mai visto. Cioè tu non te vedi Gotta, non te vedi Lost, te vedi il film del delfino che gli mettono la prova. Così potete fare look numero 1, numero 2. Il vostro lato migliore, lato peggiore, scegliete voi qual è quello che vi farà internare prima. Stiamo finendo, sono molto triste per questa cosa. Anch'io, dentro sono tristissima. 4, 1, 2, 3. Ho vinto! Pure? Raga, il gioco è terminato. Questo video quanto durerà secondo te? Fai una stima. Siete arrivati in fondo a questo video. Tanto siete complimenti. Bevete acqua per stare idratati, è importante. Continuate a seguirla perché nel prossimo video faremo vedere quello che piace a me, quindi quello dedicato alla famiglia Lannister. Tu verrai apposta per fare queste cose. Sì. Detto questo, ciao e al prossimo video. Non ci segue più nessuno. Ora mi unfollowano tutti. Di qualcosa alla te del futuro, cioè tra un anno fa mandare tipo messaggio okay, in botto. Allora Non c'è niente da dire. Io alla me del futuro dirò: mangia meno cioccolata. Pensavo cose profonde, ma se sono anche cose così venali, allora va bene. Sorridi di più. Tanto non ne vale la pena piangere per persone. Guarda, che non mi permetto di cogliere una citazione. Non devi evitare haters di qualunque tipo, dico la citazione. E Chiara Carcano, spero di non aver sbagliato il cognome. Ridi che tanto non cambia un cazzo.